La nostra scuola di magia. Oggi l'argomento con Claudio Borghi Aquilini è un argomento di grande interesse perché parleremo di magia nera, nerissima, quasi di satanismo. Come far camminare i governi morti è il tema di oggi. La regia non è di Giorgio Romero, La notte dei morti viventi o della democrazia morta, ma sicuramente ci sono dei responsabili, verrebbe da dire, no? Dei ciampolilli, per così dire. Intanto, buongiorno Claudio, grazie per essere di nuovo con noi. Grazie mille. Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo visto tutti quello che è accaduto in Parlamento. Scusami se mi viene da ridere, forse è una reazione spropositata, ignobile, ingiusta, sbagliata, ma è, diciamo, in controtendenza rispetto alla gravità della situazione. Gravità, non gravità. Lascio a te di introdurci in questa puntata ai confini del satanismo. Beh, uno doveva capire che si cominciavano a mettere in moto forze oscure quando ha visto il voto di Monti. No. E il punto è. No, si è visto questo trade union incredibile, Mario Monti, Lello Ciampolillo. Monti, Ciampolillo, Mastella, questa triade, Rossi. no? La Trimurti, no? Mastella intesa come moglie di Mastella, ma allora, oggi vi racconto, infatti, voglio parlare di magia nera, perché normalmente in condizioni abituali, se tu non hai la maggioranza, o se un partito che sostiene decisivo, che sostiene la tua coalizione, ti abbandona, ecco che di solito si va a casa. Si va a casa, possono succedere due cose. Può succedere che si cambia coalizione e si va avanti, oppure può succedere che, cosa in teoria più normale, si va a votare. Altrimenti abbiamo la magia nera, vale a dire il governo è morto, ma riesco lo stesso o cerco lo stesso di farlo camminare, in modo tale da evitare che questi due eventi, che possono essere considerati nefasti, avvengano. Nel caso del vado a casa sarebbe nefasto per Conte, perché in tanti, credo, in Parlamento potrebbero pensare a un altro governo, ma senza di lui. Sicuramente questo era l'intento di Renzi. In tanti non vorrebbero l'idea di votare perché ci sono alcuni partiti che dal mix nuove intenzioni di voto, sondaggi o cose di questo tipo e nuova legge sul numero dei deputati e senatori starebbero molto a casa con quasi certezza. Il risultato è che a quel punto uno dice, vabbè, allora mi ricorro alla magia nera. La magia nera di solito in Senato assume forma di invocazioni a alcuni sacerdoti rinnegati, no? Che normalmente si chiamano o i responsabili, o i costruttori, o gli scillipoti, e poi abbiamo i senatori a vita. Allora, ricordo come funziona. Il Senato sono 315. Quindi, essendo che sono 315, la maggioranza dovrebbe essere 158. C'è questa particolarità poi del numero dispari che comporta che non potrebbe esserci, virgolette, pareggio, no? Diciamo così, in Senato, mentre invece la Camera, che sono 630, potrebbe esserci il caso incredibile di 315 a 315. Quindi diciamo che convenzionalmente però si dice che alla Camera la maggioranza è 316, viceversa al Senato è 158. In realtà poi si dice che è di più, cioè che è 161, perché bisogna contare che il Senato ai 315 elettivi, diciamo così, si aggiungono gli ex Presidente della Repubblica e i senatori a vita. Ricordiamo chi sono.
Ex Presidente della Repubblica abbiamo al momento soltanto Giorgio Napolitano. Ex senatori a vita abbiamo, cioè ex senatori a vita, scusate, senatori a vita abbiamo Monti per, vi ricordate, no? Come pagamento per tutelarlo davanti a quella manovra assurda che fu lo spodestamento di Berlusconi nel 2011, no? L'estate dello spread per intendersi. Poi abbiamo il grande fisico Rubbia, abbiamo l'architetto Renzo Piano, abbiamo Liliana Segre, la, ricordate, la sopravvissuta ai campi di concentramento, e poi abbiamo la Kim, aspetta, che lui non me la ricordo mai, l'ultima, aspetta. Cattaneo, allora, Elena Cattaneo. Elena Cattaneo, esatto, sì, assolutamente. La scienziata. La scienziata, esattamente. Quindi abbiamo una discreta rappresentanza, giusto però per capire di che parliamo, senatori a vita, ex Presidente della Repubblica e simili, comporta, dato che appunto stiamo parlando di un'assemblea di 315, comporta il peso di un partito del 2%, perché 315 senatori, l'1% è 3, quindi significa che se ho 6 senatori a vita è il 2%. Voi capite che se il quadro politico è abbastanza in equilibrio, il 2% fa molto e oltretutto farà anche molto di più nel prossimo Senato, dove ci saranno soltanto 200 componenti dopo il taglio dei parlamentari. In teoria, questo almeno per usare le parole di Cossiga, essendo che i senatori a vita non sono di elezione popolare, dovrebbero, come buon gusto istituzionale, astenersi alle votazioni di fiducia per far nascere i governi. Però sappiamo benissimo che finché c'è la sinistra o quando c'è bisogno di mettere in gioco la magia nera, e questo avviene sempre quando c'è la sinistra del governo, va tutto bene. E quindi noi ci ricordiamo il primo enorme esempio di magia nera che in un recente passato ne abbiamo già visto. Magari i più giovani fra di noi non lo ricordano, quelli che hanno appena qualche annetto di più invece secondo me se lo ricordano benissimo. Correva l'anno 2007 e al governo c'era un nome che già evoca satanismo, vale a dire Prodi. E qui so che non me ne vogliate, è mattina presto, voi vi state preparando a una giornata di lavoro, sentire il nome di Prodi, so che è un brutto colpo, quindi non me ne vogliate, però d'altra parte se io voglio raccontare cosa è successo in passato è necessario. Allora, Prodi al governo con, purtroppo per lui, numeri molto risicati. Perché? Perché vi ricordate che nell'elezione precedente vi fu quella famosa vittoria per 34.000 voti. In buona sostanza era certo di stravincere, e invece, guarda caso, Berlusconi andò, che era il solito sfidante, andò meglio del previsto, e vinsero incredibilmente per 34.000 voti, oltretutto grazie a un partitello. Sempre per chi si ricorda i dettagli di quello che successe all'epoca, un partitello Similega, che era Progetto Nord-Est di Panto, un imprenditore veneto, che, ma se non mi ricordo male, i voti erano addirittura 24.000, nemmeno 34.000, comunque pochissimi, può essere 24.000, sì, no, non lo so, comunque comunque diciamo che non è che cambia molto su 60 milioni di italiani, 30.000 è sempre nulla, no?
Praticamente quindi questa piccola lista di centrodestra prese, se non mi ricordo male, 60.000 voti, tanto bastò per spostare la vittoria al centro-sinistra. Che cosa succede? Alla Camera la legge elettorale all'epoca assegnava il premio di maggioranza, cioè vale a dire chi aveva anche un voto in più prendeva quasi 2/3 della Camera. E infatti così successe. Al Senato però, col fatto che la legge elettorale per il Senato deve essere diversa rispetto a quello della Camera, perché vengono eletti su base regionale, i premi di maggioranza vennero assegnati quindi regione per regione. Il risultato è che praticamente questa maggioranza non c'era al Senato. In condizioni normali uno direbbe, vabbè, ci abbiamo provato, ma non va bene, o rivotiamo, oppure facciamo delle alleanze di un certo tipo. Invece si decise di ricorrere alla magia nera. E quindi che cosa successe? Beh, esattamente quello che sta succedendo adesso. A dire, si aprì il mercato delle vacche. All'epoca arrivarono i deputati e senatori eletti all'estero e il primo che si presentò all'apertura del mercato fu un tal senatore dell'Argentina che si chiamava Pallaro, il quale, questi sono dei ricordi fulgidi, il quale fece una proposta Satanismo e chiara. fantasmi stiamo andando forte stamattina, Claudio. Sì, beh, caspita, Palla. Pallaro. Allora, il mitico Pallaro cosa fece? Fece Un nome e un un'operazione di alta programma, politica, diciamo così. assolutamente, fece un'operazione di altissima politica, no? Allora, praticamente cosa fece? Dato che era un minimo più esplicito di quelli di oggi, cioè dei ciampolini, no? Che ovviamente essendo degli incapaci, sono incapaci anche a gestire queste situazioni. E all'epoca Pallaro invece fece una cosa molto più diretta. Prese una bella lista della spesa, gliela appoggiò sulla scrivania a Prodi dicendo: ah, guarda, io sono eletto in Argentina, a me serve sta roba. E in finanziaria incredibilmente apparvero istantaneamente, no, soldi per gli italiani in Argentina, c'erano praticamente più fondi per l'Argentina che per l'Italia, no? E da qui la famosa, dato che c'era la sfiducia, è stata una 2 giorni esattamente come quella che abbiamo vissuto noi, che si risolse appunto con la concessione a Pallaro di tutto quello di cui aveva bisogno. Ci fu la famosa battuta di Storace, che da buon romano di battute fulminanti se ne intendeva, che disse: 2 giorni a parlare del monno, quando bastava chiedere a Pallà che te serve. E li prese il voto di Pallaro e ci voleva il voto anche dei senatori a vita. Mi ricordo, no, non è giusto, i senatori a vita non devono votare perché non devono influenzare sul voto popolare, ma guarda caso, essendo che i senatori a vita erano stati più o meno tutti eletti anche in quel caso dalla sinistra, ci fu la fila dei senatori a vita a votare con il plauso ovviamente dei giornali, no? E così via, che così come oggi applaudono la Segre, applaudivano Rita Levi Montalcini, che in età molto avanzata veniva portata con un assistente per riuscire a votare in modo tale da dare il voto fondamentale ed essenziale a Prodi. E qui, E lì diciamo, abbiamo scusami visto. Claudio se ti interrompo, ma eviterei di ricordare come venne apostrofata Rita Levi Montalcini dai 5 Stelle, che adesso invece dicono buoni tutti, sono liberi i parlamentari che arrivano. Chiudo parentesi. Sì, cioè, Era una vecchia puttana la Rita Levi Montalcini, no? All'epoca, secondo loro. va bene, Comunque, richiudo la parentesi. non andiamo nel dettaglio, no? Perché sennò altrimenti si rischia di fare come ha fatto giustamente Salvini al Senato, che ha esattamente ricordato che cosa pensava Grillo dei senatori a vita, hanno cercato di far credere o di fargli dire che fosse una frase sua. Invece Salvini ha detto una cosa molto banale. Ha detto: ma scusate, cari amici senatori a vita, ricordate che in questo momento, anche se sono spariti, perché in realtà, pur essendo il partito di maggioranza relativa,
non si vede, non si sente il Movimento 5 Stelle, se non per della gente che dice delle assurdità. Non so se avete sentito il pazzo che parlava del ciclo del carbonio, del glucosio, no? o similari. Ecco, quello è il Movimento 5 Stelle, che pure dovrebbe essere la forza di maggioranza relativa e di gran lunga in Parlamento. Però senatori a vita così vedono solo la sinistra, no? E quindi devono agire. Salvini ha semplicemente ricordato ai senatori a vita che loro sì stavano andando a votare per la sinistra, ma in realtà in pratica stavano andando a votare per il Movimento 5 Stelle, di cui ha ricordato che cosa diceva Grillo sui senatori a vita. E Grillo diceva: i senatori a vita hanno un problema, non muoiono mai, no? E quindi Salvini gli diceva: ma avete un bel coraggio andare a votare per la gente che pensava così di voi. No, poi ovviamente, come sempre, si fa di tutto per cercare di travisare, ed è facile farlo quando hai giornali che scrivono quello che vuoi tu. E comunque il risultato è che ieri abbiamo avuto un bis in questa situazione, dove senatori eletti all'estero come Di Blasio, Di Stasio, non so neanche bene come si chiamano perché gente mai vista, Merlo, che già subito il primo giorno bisognava capire come funzionava, perché mi risulta, non l'ho visto io di persona, ma mi risulta che quando ancora non si sapeva chi sarebbe stato dato l'incarico e il centrodestra provava a vedere se ci sarebbe stato un numero sufficiente di senatori per fare il governo, perché vi ricordate che a questo giro le elezioni non hanno dato un esito certo, perché i voti si sono divisi, ai noi, in tre parti, di cui un po' di più, perché la forza che ha preso di più più voti, con circa il 40%, era il centrodestra, poi 34% per il Movimento 5 Stelle e 29, qualcosa del genere, insomma, per la sinistra, per il PD a sinistra. Allora, a quel punto, dato che chi aveva preso più voti era centrodestra e quindi l'idea sarebbe stata quella di vedere se era possibile, se era possibile provare a fare un governo di centrodestra cercando i voti che mancavano, mi risulta che codesto Merlo fosse il primo a offrirsi. Tra parentesi, scusate, mi sentite? Perché vedete qua è andata via la luce dappertutto. No, ti sentiamo benissimo, Claudio. No, parlando di magia nera, vedete, no? Io parlo di magia nera, va via la luce, comincia a suonare gli allarmi. Se sentite grida, cose di questo tipo, venitemi a salvare, no? Perché vuol dire che hanno mandato qua gli zombie a vendere a cara la pelle, aspettano a prendere il fucile a pompa. Resident Evil, il barboncino Thor che mi diventa il mostro. Forse il primo che era andato ad offrirsi dicendo: oh, io praticamente tutta la vita soltanto di centrodestra, tranquilli, vi sostengo io. E il risultato era che invece si palesò per quello che era, vale a dire uno che sosterebbe chiunque pur di tenere saldo il biglietto della lotteria del posto, ecco, ritornato. Per tenere saldo il biglietto della lotteria del posto vinto in Senato. Però non dimentichiamo che sono tanti quelli che hanno vinto il biglietto della lotteria. Uno di questi, appunto, è l'immaginifico Ciampolillo. Costui era un simpatico sciroccato pugliese, no? Uno di quelli di cui si ricordano alcune cose, tipo che Azzilella si curava col sapone, che aveva messo come domicilio
un ulivo. domicilio parlamentare una pianta, no? Per vedere di salvarlo. Anche un porcile aveva messo come domicilio parlamentare per evitare che il povero maiale Diventasse salame. diventasse salame, no? O cose di questo tipo. Ecco, va bene, l'allegro Ciampolillo, in Che voleva parte far più o meno. chiudere l'EPL, perché secondo lui era illegale e illegittima, tra l'altro, è una delle Sì, tante no, beh, perle, certo. questa ci riguarda. Allora, in quanto sciroccato, giustamente aveva un posto di rilievo nelle liste del Movimento 5 Stelle, e quindi fu eletto a suon di click, e sempre quindi, no, ovviamente, però essendo sciroccato, è uscito dopo breve tempo espulso dal Movimento 5 Stelle, perché era troppo scioccato persino per loro. Allora, niente di meglio che un Ciampolillo, no, per ambire al Ministero dell'Agricoltura. Dopodiché abbiamo tutta una serie di personaggi che veramente varrebbe la pena ricordare. Una è un'altra protagonista di quel lontano 2007-2008. Vale a dire l'immaginifica Sandra Lonardo Mastella, moglie di Mastella, perché pur di avere i voti di Ceppaloni e di Benevento, qualcuno che si mette dentro in lista, uno della famiglia Mastella, lo si trova sempre. E in questo caso abbiamo la moglie di Mastella, che tra parentesi fu quella, perché poi curioso e eterogeneo dei fini, che fu necessaria o decisiva per far finire l'esperimento di magia nera del governo Prodi, perché andò avanti di orrore in orrore fino al momento in cui un PM, anche lì, che doveva far abbastanza capire com'è la situazione di una certa parte di giustizia, pensò bene di indagare la signora Mastella, imponendo addirittura l'esilio, doveva essere fuori dalla regione Campania. Cioè, uno mise in esilio la signora Mastella, e quello che all'epoca, ovviamente per cercare di tenere in piedi il governo, bisognava distribuire incarichi a chi li meritava relativamente, addirittura ministro della giustizia era Mastella, quindi l'immaginifico Mastella che pur di tenere in vita il governo morto Prodi era stato gratificato con il ministero della giustizia, la prese male, no? L'affronta alla sua signora. E decise di non votare il governo in cui lui stesso c'era, e alla fine ci fu quella famosa fiducia, dove invece di finire con la vittoria di un voto, quello di Pallaro, no, o similari, finì con la sconfitta per un voto, no, proprio grazie all'intervento di Mastella. E quando avvenne, forse in tanti si ricordano l'esultanza di un paio di senatori che stapparono lo champagne in aula mangiarono in modo La sofferente mortadella, la mitica mortadella. il cartoccio con la mortadella, si erano portati, no? E poi se lo mangiarono proprio così a gozzo, con la famosa frase dell'all'epoca presidente del Senato, Franco Marini, che mettete via quella bottiglia, e che non siamo mica all'osteria. Era Dobbiamo fermarci un attimo, così possiamo ridere durante lo uno degli stacco. alti momenti, no, della nostra Repubblica. Le allegre vite dei senatori. Intanto ci risentiamo tra poco, dopo la piccola pausa, con Claudio Quilini e la scuola di magia e di umorismo, per fortuna. Siamo alla scuola di magia, Claudio Borghi Aquilini. Prego, Claudio. Quindi in quel caso finì l'infausta esperienza del governo Prodi, quello che si teneva su appunto con i voti di Pallaro del senatore a vita, con lo champagne spumantino, non si sa bene cosa fosse, va bene, in ogni caso
trattavasi di vino frizzante cartoccio di mortadella preso dal salumiere probabilmente in via della vite e richiamo colleghi portate via quelle bottiglie, non siamo mica in osteria. Il risultato al momento è similare, cioè noi abbiamo un governo quindi tenuto su con senatori a vita, tenuto su con la moglie di Mastella, tenuto su con Lello Ciampolillo che è appunto l'abbracciatore di Alberi, no? Quello che diceva, cosa che diceva poi anche del coronavirus, che si curava con la canna. Ah ecco, sì, perché giusto per capire di che razze animali, no, allignano in Parlamento, i leoni, gli orsi e così via, abbiamo anche il canno che è sempre il Ciampolillo che dice che bastavano le canne e il coronavirus passava. Non so, magari c'è anche ragione, possiamo provare. Bisogna vedere quanti ne sono morti in Giamaica per capire se può essere una cosa interessante o meno. Dall'altra parte, e la lista comunque continua, perché tra quelli che hanno votato sì abbiamo due personaggi interessanti provenienti da Forza Italia. Diciamo due di quei soggetti che il Movimento 5 Stelle ha sempre considerato come ideali alleati, no? per la loro carriera di persone che giocavano a fare quelli puri, onesti, incorrotti e che non avevano nulla a che fare con certe cose. Allora, uno è un curioso personaggio, tale Causin, credo, mi pare si chiama, io purtroppo il senatore non è che riconosco tanto bene, veramente devo ancora capire come abbia potuto finire in lista per Forza Italia, perché grosso modo ha girato tutti i partiti, no? Era partito dal Partito Democratico, dopodiché era andato in più Europa, dopodiché è andato in scelta, no, è andato prima Partito Democratico, poi in scelta civica con Monti, dopodiché in più Europa, dopodiché non si sa perché si è ritrovato candidato con Forza Italia. Questo è curioso perché trattasi di uomo, finire a caso nelle linee, nelle file di Forza Italia con questa caratteristica è difficile, anche perché bene o male Forza Italia ha subito una forte contrazione di eletti dalla scorsa legislatura all'attuale, per cui diciamo così, quelli che ci sono in questo momento in Parlamento sono considerati quelli da tutelare, ecco, no? per vari motivi, perché c'è stato appunto erano scesi di molto come compagine. Vabbè, comunque fatto sta che questo brillante soggetto aveva fatto più o meno tutto il giro delle sette chiese, quindi giustamente torna all'ovile, cioè da dove è partito dopo aver fatto il giro dell'emiciclo. Insomma, se prendi uno che ha cambiato 50 partiti, poi ti puoi anche aspettare che cambi anche il 51esimo. Quindi di questo non è un grande problema. Ma quello che veramente, secondo me, è assolutamente fantastico, no? come nemesi, è Maria Rosaria Rossi. Maria Rosaria Rossi, giornalisticamente Travaglio e tutti quegli altri che adesso sono lì che lodano Conte, come perché fra le altre cose gli ha messo la sua amica del consiglio di amministrazione del Fatto Quotidiano, l'ha messa a Leni, no? E quindi allora istantaneamente sono diventati tutti dei geni, degli statisti bravissimi, no? e similari. Ecco che Travaglio e soci, se si facesse un'antologia di quello che avevano scritto sulla Maria Rosaria Rossi, ci potresti fare un genere a parte, no? Perché questa era considerata e chiamata la badante di Berlusconi.
vale a dire una soggetta che per un certo periodo praticamente seguiva Berlusconi come un'ombra, facendo praticamente l'assistente personale, no? Ecco, il posto di costei al momento è stato preso dall'attuale fidanzata, credo. Lì è difficile capire come gira, comunque l'onorevole Fascina o Fascina. E questa adesso era un po'. No, no, no. Ascolta, a proposito di frasi famose, scusami se ti interrompo, però oggi il Fatto Quotidiano, l'abbiamo citato in rassegna stampa, ricorda la famosa intercettazione in cui la succitata, da te citata, Maria Rosaria Rossi parla con Emilio Fede. Qui bunga bunga, 2 del mattino, ti saluto. Chiudo Ecco, parentesi. eh beh sì, perché ovviamente essendo l'assistente era in teoria quella che organizzava il bunga bunga, no? Quindi immaginate che meraviglia. Allora, l'organizzatrice del bunga bunga pensa bene, no, a un certo punto di andare a parlare con Conte, pare che sia stata proprio Palazzo Chigi, no? E segnare a quel punto colpita da un progetto politico di ampio respiro, no? Perché insomma, non potevo rimanere sensibile al richiamo alle forze europeiste, liberali e Certo. socialiste. Allora, E Di Maio essendo in che un'intervista dice che oggi lei è una libera parlamentare che come tale adesso appoggia Conte e i 5 Stelle. ma assolutamente Liberamente, sì, senza niente in cambio. ma certo, è una libera parlamentare, ma anzi, guarda, è molto meglio di come pensavamo che fosse. Tra l'altro, il fatto ricorda che Berlusconi l'ha presa perché in un video l'aveva vista insieme a Francesca Pascale cantare a squarciagola: Meno male che Silvio c'è. Adesso meno male che Giuseppi c'è, Sì, no, sostanzialmente. lo so che sono meriti, no? A fronte appunto di questi meriti, ecco che diventa una colonna per costruire quindi questo soggetto politico dalle alte ambizioni europeiste, liberali, no? E così via, questo grande contenitore che racchiude queste forze, no? Scusate, ma io quando ci penso, e quindi pronta a sostenere il governo. Per cui noi abbiamo in questo momento una maggioranza relativa che oltretutto nemmeno c'è, perché Renzi ha fatto astenere i suoi, e poi adesso vi spiego cos'era la tattica, ha fatto astenere i suoi. Se li avesse fatti votare no, in teoria, supponendo che tutti avessero votato no, in teoria il governo sarebbe andato sotto. Quindi, pur di avere la maggioranza relativa, tenuto presente che ci sono stati i 16 senatori di Renzi che si sono astenuti, si è dovuti raccattare, in questo caso, quelli che hanno votato dei senatori a vita sono stati Monti, La Segre, e la Cattaneo, quindi 3 senatori a vita. Dopodiché dicevamo la Sandra Mastella, Ciampolillo, Nencini, ci siamo dimenticati Sì, di questo Nencini. curioso vecchio arnese socialista, che quando io lo interrogai durante come commissione d'inchiesta del Monte dei Paschi di Siena in regione Toscana, perché lui era, se non mi ricordo male, presidente del Consiglio regionale toscano all'epoca, e quindi aveva non delle responsabilità dirette, ma aveva assistito sicuramente a come la Regione Toscana aveva mandato i suoi membri per controllare che cosa faceva il Monte dei Paschi, e poi gli aveva dato persino la massima onorificenza regionale a Mussari. E quindi allora a quel punto, diciamo, l'artefice della distruzione del Monte Paschi di Siena, quindi mi interessava sentire cosa aveva da dire, fece un'audizione che adesso non so, non mi ricordo se ci sono i video o meno, ma c'erano i 5 Stelle toscani all'epoca, no? Che
avevano le mani nei capelli dicendo ma che soggetto è questo? E quindi questo ne incide, che però dall'altra parte invece possiamo dire che uno con una lunga storia politica, gloriosa erede della tradizione socialista, quindi siamo a, dicevamo, tre senatori a vita, una Mastella, un Ciampolillo, un Nencini, una Maria Rosaria Rossi, quindi adetta di Travaglio e soci, la badante di Berlusconi, il volto tutti i partiti che è, come si chiama, che è questo causin qua di Forza Italia, siamo otto, più alcuni soggetti quindi questo Merlo piuttosto che un altro nome, purtroppo non me le ricordo tutti, che erano quelli, diciamo, gli eletti all'estero, quelli pronti a votare qualsiasi cosa, no? Quindi diciamo che grosso modo quelli che dal punto di vista del Movimento 5 Stelle sarebbero da considerare assolutamente impresentabili sono circa 10, no? Allora, ecco, questi, togliendo questi 10, a cui si sperano in questo momento di farne aggiungere altri, no? Comunque togliendo questi 10, perché poi insomma mi verrebbe in mente anche gente tipo De Falco, no? E così via. Però sì, tutto sommato questi sono stati eletti col Movimento 5 Stelle e poi buttati fuori dal partito, insomma, però se ci virgolette rientrano in teoria, diciamo che è tornato a bordo anche De Falco, è tornato a bordo cazzo pure lui, quindi in una maniera o nell'altra con delle argomentazioni. Claudio, ti devo interrompere per un attimo solo perché chiedo a Roberto Colombo di mandarci un piccolo contributo. Roberto, vai. Senatori presenti 319, senatori votanti 318, maggioranza 160, senatori favorevoli 156, senatori contrari 161, senatori, no, per favore, togliete quella bottiglia là, non stiamo mica all'osteria, prego, lasci il senatore Gramazio, su, senatore Strano. Allora, Strano e Gramazio, la famosa bottiglia e la famosa mortadella, non siamo mica all'osteria. Però era il 24 gennaio del 2008, più o meno di questi tempi, insomma. Un grande momento. Però la differenza, Claudio, e qui ti invito... Purtroppo non lo vidi in televisione in diretta, ma lo sentì in macchina. Mi ricordo che mi dovetti fermare al bordo della strada per esultare, no? E mi ricordo benissimo anche dove ero, guarda, ero vicino a Reggio Emilia, ero andato per... tornavo da Bologna dove c'era la mostra d'arte, Arte Fiera, una delle più importanti mostre del mercato d'arte. Ero passato una galleria dalle parti di Reggio Emilia e quando arrivò l'esito della votazione che sentivo alla radio ero talmente contento che dovetti accostare la macchina per uscire fuori ad esultare, perché sennò rischiavo l'incidente, no? E vabbè, comunque fatto sta che sì, successe proprio così. E qui noi abbiamo, diciamo, questi virgolette impresentabili sono in 10, no? Che in questo momento hanno votato. Claudio, per il governo, siccome siamo alle 10:16 ormai e dobbiamo credo salutarci, io ho mandato ai ricordi giustamente quell'osteria evocata da Marini, però all'epoca il governo Prodi cadeva. Adesso questi qui invece stanno in piedi, ti domando, in virtù di questi 10 che tu hai ricordato, il governo morto camminerà per tornare al tema della scuola di magia di oggi? Volevo finire appunto sinteticamente ti chiedo anche di valutare l'operato di Renzi, no? Perché sembrerebbe adesso aver acquisito un grandissimo potere, è lui che decide se questo qua cammina o non cammina con i 10 morti viventi. Allora, dunque, molto sinteticamente, anche il governo Prodi camminò addirittura per 2 anni, quindi sì, è possibile far camminare i morti per lungo tempo. Dal punto di vista cinico, cioè dal mio punto di vista di tornaconto elettorale, per me è lo scenario migliore, l'avevo detto subito all'inizio, ho quasi lanciato un hashtag team costruttori, perché questi governi, così come il Prodi all'epoca,
suscitano la repulsione nei cittadini. Cioè vedere le istituzioni portate a mercato, no? E ogni volta era peggio con questi personaggi, chi segue da fuori ne risulta giustamente disgustato. Risultandone giustamente disgustato significa che è tutta propaganda elettorale gratis per il nostro governo che arriverà. Più tirano in lungo e più noi, senza alcun merito nostro, cercheremo invece di meritarcelo, ma senza merito nostro avremo voti. Così come successe all'epoca dove Berlusconi, senza particolare campagna elettorale, senza particolari meriti, dopo quell'esperienza di governo prese il record di voti, no, di Storia Repubblicana per una coalizione e quindi fece il trionfo del 2008, che poi si giocò male, ma è un'altra storia. Quindi più provano ad andare avanti in questa maniera patetica e meglio è. Renzi secondo me ha fatto l'unica cosa che si poteva fare e credo che l'abbia giocata bene, se devo essere sincero, perché al lato pratico lui si è accorto, esattamente come ci eravamo accorti noi, che con questa gente non si poteva fare praticamente nulla, no? E che le cose serie venivano fatte in luoghi oscuri e sconosciuti da Conte e dai suoi amici, no? Che si spartivano affari, arcuri, nomine e similari, e lui non c'entrava nulla, veniva tagliato fuori. Stando praticamente solo in Parlamento arrivavano le cose già precotte dal MEF e non poteva metterci becco se non minuti, esattamente come succedeva anche con noi, e quindi a un certo punto dice: beh, ma io qua cosa sto facendo? Cioè, se io sto a tenere la coda a questi qui finisco stritolato. Allora a quel punto prende e, secondo me, in accordo con il Partito Democratico, che non possono vedere Conte, una parte non possono vedere Conte quantomeno, ha provato a venirne fuori. Dopodiché però anche lì il Partito Democratico è dominato da due anime, una che ancora vorrebbe fare politica e una totalmente smidollata e incomprensibile, che è quella di Zingaretti, che dice: no, proviamo ad andare avanti con Conte. Purtroppo basta guardarlo Zingaretti per capire che non è che stiamo parlando di un'aquila, no? E in realtà pure lui si, andando avanti o insistendo su questa strada per tenere su Conte, rischia di incenerirsi. Perché il risultato è che verrà accomunato al fascio. Fino adesso si sono distribuiti dei gran soldi. Aspettiamo di vedere quando sarà il momento che arriveranno le prime tasse da pagare dall'Europa, e chi sarà a bordo di questo governo sarà travolto. Bene. Per cui allora, lasciando quella montagna di guano sotto il tappeto di cui, dal mio intervento alla Camera, che sicuramente avrete fatto sentire, sì, immaginavo che non potevate farvelo scappare, no? Anche perché poi vedo che sta girando sui telefonini di mezzo Italia, mi fa piacere, ma d'altra parte dovevo far rendere l'idea. Per cui ha provato a staccarsi, adesso in questa posizione di forza può provare a giocarsela bene. Allora, dobbiamo riaggiornarci con la scuola di magia la prossima settimana. Io ringrazio Claudio Borghi Aquilini, grazie mille Claudio. Poi apro una piccola parentesi velocissima, tornassi sulla vicenda di David Rossi, perché il GIP ha chiesto l'archiviazione della indagine, così come ha chiesto la Procura di Genova, su quello che è incredibile pensare che possa essere definito un suicidio dell'allora capo della comunicazione del Monte Paschi Siena. Una storiaccia che meriterebbe di essere riraccontata da capo, ma questo è un altro capitolo che non ha a che fare con la scuola di magia, ma con una tragica realtà. Intanto io ringrazio davvero Claudio Borghi Aquilini, buona giornata, grazie mille Claudio. Grazie a voi, ciao.